Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Dani, il vostro ingegnere di fiducia e benvenuti in questo nuovo video. Dopo il nostro maxi tutorial con la quale avete rimosso tutti quanti i virus dai vostri computer totalmente in maniera gratuita, oggi andiamo a parlare del secondo argomento più richiesto sul canale, ovvero che cos'è una macchina virtuale, che cosa possiamo farcene ed effettivamente come possiamo installarne una in maniera completamente gratuita sui nostri computer. Prima di parlarvi di questo argomento veramente interessante, vi invito in questo momento a lasciare un bel like e iscrivervi a questo canale. Ricordandovi che le iscrizioni sono completamente gratuite, vi ricordo che mi ringraziereste davvero tantissimo per tutte le ore impiegate nella realizzazione di questi contenuti, che cercano di regalarvi quella che alla fine è la mia conoscenza in maniera totalmente free. Iniziamo dalle basi, cercherò di non dilungarmi troppo, non voglio trasformarla come sempre in una lezione noiosa, voglio che ci sia interazione tra noi e per questo vi invito anche a scrivere un bel commentino su quello che è il feedback in merito a queste mini lezioncine che cerco di dati. Allora, una macchina virtuale, ragazzi, dovete vederla come un vero e proprio computer virtuale. È un computer che in realtà non esiste, è un computer che si trova all'interno del vostro computer. Saprete sicuramente tutti quanti che ogni computer possiede una CPU, solitamente abbiamo anche una GPU, a volte le compriamo staccate, a volte sono integrate nel processore. Abbiamo le nostre meravigliose RAM e abbiamo spesso, se non vogliamo restare senza spazi di archiviazione, i nostri hard disk, che ultimamente si stanno rimpicciolendo sempre di più e stanno aumentando le proprie dimensioni sempre più nel tempo. Perché ho scritto CUP e GUP invece di CPU e GPU? Perfetto, vi ho appena schematizzato il vostro computerino che attualmente starete usando anche il vostro cellulare per vedere questo video. Oltre a questi componenti di base, il vostro computer solitamente avrà un fantastico mouse, avrà una tastiera, avrà un monitor. Perfetto, ora che avete capito com'è fatto il vostro computer, una macchina virtuale è esattamente la replica del vostro computer con meno risorse, perché giustamente non possiamo creare una macchina virtuale che è più potente del computer nella quale viene ostata. Oltre alla lista dei componenti hardware, ovviamente abbiamo anche un sistema operativo. Sistema operativo, ragazzi, che vi ricordo ha il compito di gestire tutte quante le componenti, no, del vostro computer. Bene, una macchina virtuale è esattamente un qualcosa che chiede il permesso al vostro sistema operativo di utilizzare dei componenti che avete installati sul vostro computer. Quindi avremo ad esempio il nostro VirtualBox che oggi utilizzeremo per fare degli esperimenti, che andrà a chiedere al sistema operativo: caro sistema operativo, mi servirebbero un po' di CPU, un po' di GPU, un po' di RAM e un bel hard disk, perché voglio creare un sistema operativo all'interno del sistema operativo che attualmente stai usando. Il risultato netto è esattamente una roba del genere. Abbiamo una specie di mini computer invisibile virtuale all'interno del nostro PC, che è completamente isolato dal nostro sistema reale. Ed è per questo che io ho utilizzato spesso le macchine virtuali per testare i virus della Virus Saga, perché questi computer credono realmente di essere dei computer reali e quindi quello che avviene anche per i programmi eseguiti all'interno degli stessi è confinato, con le giuste precauzioni, all'interno dell'ambiente che abbiamo appena creato. Bene, abbiamo capito che possiamo creare un computer dentro un computer. Ora passiamo un po' all'azione. Cerchiamo di capire come installare VirtualBox. Cerchiamo VirtualBox su Google, molto banalmente clicchiamo sul nostro primissimo link e verremo catapultati all'interno del sito ufficiale. Questa roba sarà sempre gratuita, ragazzi, tranquilli. Cliccando su download vi si aprirà questa pagina e cliccando qui sotto basta cliccare su Windows Host per andare a scaricare 106 MB di installer. Eccoci qua, apriamo il nostro file eseguibile. Vuoi consentire a quest'app con autore sconosciuto di portare... No, è conosciuto, ragazzi, tranquilli che è conosciuto. Allora, qui clicchiamo un paio di volte avanti, 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 avanti. Qui installa tutto quanto. Ovviamente qui ci chiederà interfaccia di rete, diamo sì, senza nessun problema. Qui partirà l'installazione, ragazzi. Io l'ho già installata, non vado a sovrascrivere la mia attuale versione di VirtualBox. Apriamo direttamente il file che verrà creato dopo l'installazione di VirtualBox. Eccolo qui, ragazzi, il filettino che è stato appena scaricato. Qui abbiamo il nostro fantastico sfondo di Kali Linux che mi dimentico sempre di togliere, va bene, ci piace, lo teniamo. Apriamo la macchina virtuale e magicamente quello che troveremo davanti è questa schermata senza questi quattro affari che ovviamente sono le mie personali macchine virtuali. Voi vi troverete in una schermata completamente bianca. Per creare un computerino all'interno del nostro computer clicchiamo banalmente su nuova. A questo punto scegliamo un nome della nostra macchina virtuale, che per questo esempio
sarà Pippo. Andiamo ora a scegliere il disco in cui installarla. Io non scelgo mai il disco C perché il disco C è quello dove voglio avere le cose tutte quante belle, pulite, senza problemi, e le macchine virtuali pesano parecchio, quindi le butto in un hard disk a caso. Andiamo sul disco E, buttiamole qui dentro, a posto, la nostra macchina virtuale Pippo è pronta. A questo punto è arrivato il momento di scegliere un sistema operativo. Ebbene sì ragazzi, possiamo scegliere qualsiasi sistema operativo che ci pare, quindi abbiamo Windows dal 3.1, che io non ho neanche mai visto, all'11. Ci basta avere ovviamente il CD di installazione, che tra un attimo vi spiegherò come ottenere. Per questo esempio io andrei con un fantastico Windows 10 64 bit, che è la scelta un po' più classica, è praticamente il sistema operativo che nel 99% dei casi avrete anche voi installato. Clicchiamo su successivo e andiamo a scegliere quanta RAM regalare al nostro mini computer. Gli possiamo dare 2 GB, come 3, come 4, come vi pare. Noi gli daremo 2 GB perché per questo esperimento è sufficiente. Clicchiamo su successivo e a questo punto andiamo a creare subito un nuovo disco fisso virtuale. Andiamo immediatamente a creare un VD, VirtualBox Disk Image, e andiamo subito a dirgli: guarda, allocalo dinamicamente, perché questi 50 giga devi gestirli in maniera intelligente, devi allargarli e stringerli in base a quelle che sono le risorse di spazio richieste dalla macchina virtuale. Sapete che 50 giga sono comunque tanti, se volete installare solo Windows anche con 25 giga ce la fate, se non dovete fare robe troppo pesanti. Quindi andiamo a dare l'ok, 50 giga vanno benissimo, quindi andiamo a creare e attualmente la nostra VM è pronta. Se clicchiamo due volte con il tasto sinistro oppure andiamo sulla freccettina verde e premiamo su avvia, quello che avviene è esattamente questo: seleziona il disco di avvio. Qui ragazzi, sfortunatamente non possiamo far partire una macchina virtuale senza dargli il disco dell'origine per installare Windows, e questo è spesso il motivo per la quale le persone non sanno far partire una macchina virtuale. In realtà la cosa è molto semplice, vi basta cliccare all'interno della vostra cartelletta. Io qui in realtà ho già i miei dischi ottici, facciamo finta di non avere nulla, clicchiamo su aggiungi e andiamo a selezionare all'interno della nostra cartellina dove l'avremmo scaricato precedentemente il file ISO di Windows che abbiamo prodotto. Per selezionare questo dischetto di installazione dobbiamo ovviamente prima averlo scaricato, e per farlo Windows ci mette a disposizione uno softwareino chiamato Media Creation Tool. Vi mostro rapidamente come si installa. Andiamo qui su Google e cerchiamo Windows 10 ISO. Questo è fondamentalmente quello che dobbiamo fare. Scarica l'immagine disco di Windows 10. Questo è letteralmente preso dal sito della Microsoft, quindi tranquilli, nessun tipo di virus. Qui vuoi installare Windows 10? Assolutamente sì. Scarica ora lo strumento. Ci metterà un pochettino, sono 18 mega. Fortunatamente abbiamo la gigabit, poi magari ci faccio anche un bel video su come velocizzare le vostre connessioni. Media Creation Tool lo trasciniamo sul nostro desktop e chiudiamo questo qua. Andiamo ad avviare il nostro programmino. Una volta aperto lo strumento di creazione Media Creation Tool, comparirà questa finestra. Clicchiamo su accetta e aspettiamo un pochettino perché è un po' lento come tool effettivamente. A questo punto clicchiamo su crea supporti di installazione, andiamo su avanti e seleziona la lingua, l'architettura e l'edizione del sistema operativo che vogliamo scaricare dal nostro Media Creation Tool. Io ho spuntato usa le opzioni consigliate per questo computer, che sono Windows 10 64 bit, ma togliendolo vedete che c'è anche la versione a 32 bit disponibile. A questo punto andiamo su avanti e andiamo a creare il file ISO, perché è quello che servirà alla nostra macchina virtuale per partire. Questo tool ragazzi vi è anche molto utile nel caso in cui vogliate installare un Windows 0, in quel caso è molto consigliabile in realtà usare una chiavetta USB. Ci mettete Windows 10, la mettete nel computer senza sistema operativo quando comprate un assemblato nuovo di zecca, quindi quando montate i pezzi, e magicamente vedrete che partirà il processo di installazione di Windows automaticamente. Noi clicchiamo su file ISO e andiamo a scegliere la zona in cui andare a salvarlo. Io l'avevo già scaricato, ora abbiamo inserito nella cartella Microsoft VirusBox 2, quindi qui chiudiamo tutto quanto e torniamo subito su VirtualBox per continuare il processo di installazione. Perfetto, eccoci qui, come vedete la nostra macchina virtuale, se proviamo ad avviarla non va perché non c'è sistema operativo, e senza sistema operativo le macchine virtuali non funzionano. Per inserire un bel sistema operativo andiamo su impostazioni e diamo già un'occhiatina a come è fatta la nostra macchina virtuale Pippo. Cerchiamo di capire come migliorarla e renderla effettivamente una buona macchina virtuale, oltre a farla partire ovviamente. Allora, qui ci sono le impostazioni avanzate. Qui ragazzi
ragazzi avete la possibilità di creare degli appunti condivisi. Che cosa vuol dire? Facendo copia e incolla, voi solitamente nel vostro computer riuscite a fare copia e incolla del testo o anche di risorse come cartelle, file e tutto il resto. Cliccando su appunti condivisi bidirezionale vi sarà possibile addirittura copiare e incollare del testo dal vostro computer principale alla vostra macchina virtuale. Idem con l'opzione di trascina e rilascia. Se usate però la macchina virtuale per testare dei malware, queste impostazioni vanno disattivate, perché sennò i virus un pochettino più intelligenti, più smart, riescono anche a propagarsi all'interno del vostro computer host. Quindi non è una bella cosa, questa roba qui va fatta solo se siete veramente in grado di controllarla, quindi tenetela disattivata nel dubbio. Descrizione non ci interessa, cifratura non ci interessa. Sistema. Qui ragazzi è molto importante che voi andiate all'interno della tab processore e regaliate qualche altra CPU alla macchina virtuale, perché di default ne ha solamente una. Con un solo microprocessore infatti è molto difficile che la vostra macchina virtuale abbia una velocità quantomeno decente per eseguire le vostre applicazioni. Per questo motivo gli daremo, facciamo 4 core su 12 della mia CPU. Schermo non ci interessa, l'archiviazione lasciamola così per carità. Vedete ragazzi, invece importantissima, questa cosa consente alla macchina virtuale di essere completamente isolata dalla rete in cui si trova, quindi non avrete internet se togliete la spunta ad abilita scheda di rete, quindi la vostra macchina virtuale sarà isolata anche dal punto di vista della rete. Se invece la spunta è selezionata, la macchina virtuale va anche su internet, quindi attenzione se dovete fare dei test anche a queste impostazioni. Porte seriali e USB vanno bene così, cartelle condivise, interfaccia possiamo tranquillamente lasciare di default, diamo l'ok e a questo punto andiamo a dire alla macchina virtuale avvio normale. A questo punto cosa facciamo? Andiamo su dispositivi, andiamo su lettori ottici e scegli un file di disco. Noi andremo a selezionare la ISO di Windows 10 appena creata con il Media Creation Tool e avvieremo in questo modo la macchina virtuale. Io, se vi ricordate, l'ho salvata su Microsoft Virus Box 2, doppio clic e a questo punto andiamo a chiudere il sistema, spegniamo la macchina e la riavviamo. E vedrete che magicamente riuscirà a capire che qualcuno gli ha inserito un CD virtuale che ci consentirà di installare il nostro Windows 10. Eccolo qui infatti, vedete che la schermata si sta in realtà avviando ed eccolo qui il nostro, oh mio Dio, ho cliccato sul pulsante sbagliato, Windows 10. Noi andiamo a selezionare italiano, diamo un po' di clic avanti, avanti, avanti e quello che clicchiamo su installa, avvio del programma di installazione. Qui se volete potete inserire il codice di Windows per attivare la vostra versione oppure cliccando non ho un codice andate con la versione di, diciamo, di Windows non attivata. Andiamo con Windows 10 Home e accettiamo le condizioni di licenza. Qui andiamo a cliccare su personalizzata, ovvero installa solo Windows. Qui la chiama impostazione avanzata, ma non c'è nulla di avanzato. Qui vediamo il nostro hard disk virtuale da 50 giga sulla quale andremo a installare Windows. Lo clicchiamo e andiamo su avanti. A questo punto lui partirà, inizierà a copiare i vari file di Windows, installerà il sistema operativo e noi ci vediamo qui tra un attimo con una bella versione di Windows pulita e pronta per essere utilizzata. Tengo a precisare ragazzi che non è obbligatorio installare un Windows sopra a uno Windows, potete installare letteralmente quello che vi pare. Vi vorrei mostrare infatti, mentre il nostro Windows si avvia, anche eventualmente un altro sistema operativo che solitamente in ambito universitario e all'interno del mondo lavorativo viene spesso utilizzato, ovvero Ubuntu. Ubuntu ragazzi è un sistema operativo basato su Linux, quindi è un sistema operativo che non è Windows. So che per molti questa cosa può sconfusionare un pochettino il tutto, ma esistono sistemi operativi differenti rispetto a Windows, ci sono anche quelli ad esempio dei prodotti Apple. Bene, Ubuntu non c'entra né con Windows né con Apple, nulla, è un sistema operativo scritto da persone che erano volenterose di fare del bene o del male sotto certi punti di vista. Quando clicchiamo ad esempio sul link, fondamentalmente sulla home page del sito, possiamo ad esempio installarlo immediatamente scaricandone la ISO. Nel frattempo che il nostro meraviglioso Ubuntu si scarica, sono 3,4 giga, quindi ci metterà un pochettino. Andiamo avanti con il nostro caro Windows, diamo un pochettino di no, diamo un po' le informazioni legate anche ai diagnostica, solo obbligatori insomma. Eccolo qua, guardate che carino il nostro mini Windows 10. Come vedete è un pochettino più lento del normale, si nota dal lag che c'è tra un click e l'altro del mouse. Se notiamo però sfortunatamente la risoluzione di questo
computer non è proprio la migliore. Infatti lavorare con un quadratino piccolino su uno sfondo bianco non è proprio la cosa migliore. Cliccando su impostazioni dello schermo possiamo andare a mitigare leggermente il problema, ma come vedrete non sarà sufficiente. Se infatti andiamo a cliccare nella risoluzione in una 1600x1200 vedrete che in realtà le cose non è che siano migliorate troppo. Ora si è allungata, ma non è proprio il top. Per risolvere questo problema, ragazzi, Virtualbox vi consente, vi mette a disposizione una diciamo componente aggiuntivo. Andando infatti in dispositivi, inserisci l'immagine del CD dalle Guest Edition, verrà infatti inserito magicamente all'interno del nostro sistema. Cliccando su computer, guardate che figata, magicamente unità CD Virtualbox Guest Edition, questa roba qui la clicchiamo, facciamo un bel doppio clic e qua dentro abbiamo VBox Windows Edition, che è esattamente ciò che ci serve per migliorare un po' questo problema della risoluzione, che non è proprio un top. Una volta conclusa l'installazione clicchiamo su I want to manually reboot later, perché dovremo fare prima una cosina. Clicchiamo in alto a destra, spegniamo la macchina virtuale e mentre si avvia andiamo su File, Preferenze, e all'interno dello schermo andiamo a scegliere la risoluzione qui. Teoricamente c'è automatica, voi mettete consigliata, e andate a scrivere 1920x1080, che è esattamente la risoluzione di uno schermo normale. Diamo l'ok e magicamente vedrete che adesso, appena si avvia, se si avvia, dovreste avere la risoluzione decente di un sistema operativo. Eccoci qua ritornati, ora possiamo cliccare su impostazioni dello schermo, andiamo nella risoluzione, scegliamo la più alta possibile e a questo punto, mantenendo le modifiche e chiudendo, e boom, riaprendolo al massimo, guardate che figata, la nostra risoluzione è tornata normale. Vi basta, diciamo, ridurla un attimo di dimensione di icona e poi tirarla fuori. Vi mostro giusto una cosa bellissima, attiviamo un secondo il trascino e rilascia, avviamo, perfetto, riavviata, guardate che figata. Prendiamo un file sul nostro computer esterno e possiamo copiarlo dentro la macchina virtuale. Questa è una roba allucinante. Vi faccio vedere un'altra cosina molto carina, il comando dxdiag, che in realtà ci consente di andare a verificare quelli che sono i componenti che il nostro sistema operativo ha assegnato al nostro computer. Questo è un comando che in realtà potete lanciare anche sui vostri computer e vi va a tirare fuori quelle che sono le caratteristiche dei componenti del PC. Attualmente infatti abbiamo questo nome di computer, abbiamo un modello di sistema VirtualBox, abbiamo un processore AMD Ryzen 5 con 2 GB di RAM e vabbè, poi ci sono i 50 GB di hard disk che sono facilmente verificabili cliccando qui dentro e andando a cliccare su questo PC. Ovviamente una ventina sono utilizzate Windows. In questo momento la mia macchina virtuale può andare su internet, quindi non è adatta al testing di malware e programmi dannosi. Per disattivarla vi ricordo di andare nelle impostazioni di rete e disattivare l'interfaccia. Andate su impostazioni, andate su rete e togliete la spunta ad abilita sfera di rete. In questo modo siete completamente isolati. Per i colleghi ingegneri informatici che sicuramente dovranno installare Ubuntu almeno una volta nella vita, vi mostro rapidamente come fare in quel caso. Il tipo in questo caso è un Linux, la chiamiamo ad esempio Ubuntu test, è un Ubuntu a 64 bit. Diamo l'ok, diamo un giga di RAM, un disco da 10 giga, perfetto, ok, bla bla bla, andiamo subito ad avviarla e vedrete che lo stesso processo fatto per Windows ora è fattibile anche per Ubuntu. Andiamo qui a cliccare in un altro modo, vi mostro anche come avviare con il disco d'avvio la ISO di Ubuntu. Andiamo nei download, andiamo a selezionare Ubuntu 22.04 che abbiamo appena scaricato, andiamo ad avviare e vedrete che magicamente partirà anche l'installazione di Ubuntu. Try o ristallo Ubuntu, questo è un pochettino più da smanettoni come sistema operativo, però è molto utile perché vi consente di imparare dei comandi che da terminale di Windows solitamente non avete la possibilità di testare. Non sapevo che Ubuntu avesse questo suono di avvio. Va bene, qui ragazzi si va su try o install in base a quello che volete fare. Andiamo su installa. Confermiamo Ubuntu che vogliamo piallare completamente il nostro disco virtuale che gli abbiamo regalato. Vai, distruggi tutto. Perfetto, installazione completata. Direi che con questo possiamo concludere il video. Qui abbiamo un sistema operativo nuovo di zecca che in pochissimi di voi secondo me hanno visto. Siate orgogliosi di voi perché in pochissimi sanno che cos'è una macchina virtuale e ancora
ore in meno riescono a installarne e farne partire una facendo funzionare il tutto. Detto questo, l'ingegnere vi saluta, vi dà appuntamento nel prossimo video e vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale se siete contenti di aver imparato qualcosa di nuovo anche oggi. E noi ci vediamo come sempre qui per un prossimo video. Ciao! Ragazzi, qui trovate altri video utili, non vi dimenticate di cliccare, date un'occhiata che si impara sempre qualcosa di nuovo. Ciao!